Quanti messaggi ricevo ogni settimana con la stessa domanda? Ma Fabri, tu che optional monti sulla tua D8 WordSpec? Fabri, ma che optional consigli? Quali sono strettamente necessari? Quali sono i brand che utilizzi? Usi tutti optional HB Racing oppure usi anche parti di altre aziende? Bene, vi svelerò tutto in questo video. Andiamo! Iniziamo dal numero degli optional che io utilizzo. Ragazzi, questo sarà un video brevissimo perché io non uso 10, 11, 12, 13 optional sulla mia macchina, ma sono soltanto 6. E adesso ve li andrò a illustrare partendo da quello che a parer mio è strettamente necessario. Sto parlando ovviamente della squadretta Energal HB Racing. Ovviamente ragazzi, consiglio di prendere quella della casa madre perché è ottimizzata sulle lunghezze. In modo specifico per questa macchina è un pezzo unico e ha due regolazioni, ma praticamente se ne usa soltanto una, quindi il foro più esterno, ed ha già le altezze giuste della leva per farvi ottenere un link di sterzo perfettamente diritto. Il secondo optional che utilizzo, e credo che sia anche questo un optional di cui assolutamente non si può fare a meno, sono le piastre di irrigidimento dei carboni anteriori e posteriori. Ovviamente ragazzi, le anteriori le uso praticamente nel 97-98% dei tracciati, le posteriori invece le uso probabilmente facendo una media una volta su due. Quindi le uso chiaramente FTTech. Ah ragazzi, ovviamente di tutti i prodotti dei quali sto parlando vi lascio i link in descrizione, quindi espandete la descrizione e troverete i link ai vari prodotti per sapere più informazioni riguardo appunto a questi prodotti oppure per acquistarli direttamente. Quindi piastre in carbonio davanti necessarie al 99,99999%, posteriormente siccome no, ma ad ogni modo vi consiglio di acquistarle perché quando funzionano vi daranno un vantaggio sull'handling non indifferente. Il terzo optional che ritengo necessario al 50%, forse anche al 60%, è il peso posteriore. Io utilizzo un peso posteriore da 30 grammi sul telaio praticamente sempre. Per ancorarlo sul telaio D8 originale dovrete rifare un foro con una svasatura perché non è previsto su questa macchina utilizzare questo tipo di pesi. Io utilizzo il peso RC Project che è molto pratico, è compatto e sinceramente mi sono sempre trovato bene con questo brand, quindi non vedo perché non utilizzarlo. Chiaramente se volete un'alternativa potreste acquistare dei pesi da gommisti, quindi acquistare una stecca di pesi adesivi, evitare di fare il foro sul telaio e installarvi quelli con una quantità esatta di 30 grammi. Posto nel telaio ce n'è veramente a volontà, quindi è un'operazione che si può fare. Chiaramente se usate i pesi adesivi e se dovete fare il foro, fatelo tornare esattamente adiacente alla piastra C. Un altro optional che utilizzo e ne vado veramente fiero ed orgoglioso sono le piastre A, B, C e D inferiori captured. Ovviamente anche queste by FTTech. Ho fatto un video su questo optional, sono veramente belle. Chiaramente io sono di parte, ma ragazzi ho tantissimi feedback da parte di tanti di voi da tutte le parti del mondo che mi dicono appunto la stessa cosa, quindi le piastre piacciono tantissimo, rendono molto più pratica la manutenzione del veicolo sia in pista che a casa, e ovviamente ragazzi forniscono anche una regolazione in più che è l'allargamento del punto di ancoraggio dei bracci anteriori, quindi vi danno anche una differenza per quanto riguarda le opportunità di setup. È un optional necessario? No, la macchina funziona perfettamente anche senza queste piastre. Ovviamente sarà più difficile la manutenzione e ovviamente saranno più a rischio quelle che sono le teste dei perni inferiori dei bracci. Quindi ragazzi, è ovvio che io ve le consigli, è ovvio che diano un tocco estetico incredibile al vostro modello, e quindi niente, aprite la descrizione e fate l'acquisto. Passiamo adesso agli optional non necessari. Il primo fra tutti sono i trascinatori posteriori stretti. Questi ragazzi danno
In che senso? Questi ragazzi danno un millimetro in meno per parte di carreggiata, quindi la macchina sarà leggermente più stretta. Chi ha una D819RS o una E819RS li ha, perché nella vecchia macchina erano di serie i trascinatori narrow, quindi gli stretti, e ragazzi non vi resta che provarli per chi li ha e capire se vi fanno la differenza, se vi piacciono o meno. Io li tengo praticamente 9 piste su 10. Un altro optional che sto usando da poco e che si usa in alcune tipologie di piste è la corona centrale 46 denti. E ora sicuramente voi mi direte: non fa la corona da 46 denti. È vero, la cabina non la fa, però da pochissimi giorni la fa FT Tech. È anche molto molto più economica della corona HB Racing, che oggettivamente ha un prezzo leggermente più alto della media. E quindi ragazzi, se volete provarla, costa praticamente quasi 30% in meno rispetto a quella HB Racing, link in descrizione. Ah, ovviamente ragazzi, cosa fa la corona da 46? Allunga di 2/3 di dente il rapporto. Quindi se la macchina vi è troppo scorbutica in accelerazione, se vi serve un po' più di calma quando aprite il gas e il vostro motore magari è molto irruento o ha molta coppia sotto, potete installare la corona da 46. E l'ultimo optional, ragazzi, lo vedete che sto usando, ma anche questo lo sto usando perché sto facendo il setup per una pista molto stretta dove c'è bisogno di molto sterzo e in questo momento c'è umido, quindi essendoci umido c'è poca tenuta sulle ruote anteriori, perché sono sicuro che in estate non lo userò e non servirà. Sono le C da 20 gradi. Ricordo che di serie ci sono le 22,5. Su questo optional c'è da fare un preambolo particolare, perché incredibilmente vi sconsiglio di acquistarlo, perché queste C qua, che sono quelle nere, sono quelle di derivazione Traghi. Quindi sono più robuste, ma chiaramente ci sono problemi perché gli omocinetici strusciano in una parte della C quando, diciamo, la geometria dell'avantreno fa determinati tipi di movimenti. Quindi vi sconsiglio vivamente di acquistarli, perché ragazzi, vi do un'anteprima, stanno uscendo le C lightweight fatte apposta per la D8 World Spec. Quindi attendete ancora qualche giorno, non è un optional economico, ma ragazzi vi ripeto, la macchina ha tutto di serie, cioè stiamo parlando di optional necessari praticamente soltanto la squadretta Energa, come penso in tutto il resto dei kit esistenti, e le piastre carbon dei bracci, anche queste. Chi volesse assolutamente risparmiare può comprare soltanto quelle anteriori. E quindi ragazzi, di optional qui c'è tutto: crociere leggere già di serie, ingranaggi in acciaio dei differenziali, tutti i tipi di piattelli, tutte le piastre con la massima durezza possibile, tutte le sfere lightweight, cioè praticamente anche volendo di optional esistono soltanto le regolazioni, quindi le barre, le molle. Ma in realtà ragazzi, con le molle di serie farete praticamente l'80% dei tracciati. Quindi anche se le C anteriori hanno un costo leggermente elevato, penso che si possa comunque vada a procedere all'acquisto, anche perché a differenza del vecchio modello di 819RS o E819RS non prendano veramente quasi mai gioco. Io è da quasi un anno che ci giro e ragazzi ho ancora le stesse di quando ho montato la macchina, cosa che invece con la D819RS dopo pochissimi minuti di utilizzo già iniziavano dei giochi incredibili. Molti affermavano anche che questi giochi facevano andare meglio la macchina, però a tanti non piacciono e quindi niente, secondo me è meglio così. Ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto con questo video. Se avete domande, richieste, se volete sapere pareri su altri optional che magari voi state utilizzando e io non ho menzionato, fatemi sapere nei commenti e noi ci vediamo quando? Il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao! Ragazzi, prima che mi facciate 30, 35, 40, 50 commenti su quello che avete visto, so che i più svegli di voi si saranno accorti di qualcosa sulla piastra ammortizzatori posteriore. Beh ragazzi, ancora non posso svelarvi niente, però sappiate
che ci stiamo lavorando. Quindi rimanete connessi su questi canali e saprete presto di cosa si tratta. Un saluto.